E adesso parliamo di Unione Europea. Recentemente ci sono state le elezioni, però a quanto pare gli equilibri restano gli stessi. Non c'è alcun interesse a cambiare. E chi ce lo dice? Ce lo dice Marco Campomenosi, l'europarlamentare della Lega, esponente in Europa del gruppo Identità e Democrazia. Ascoltate bene. Ciao a tutti, sono a Bruxelles, lo state leggendo, anche se io vi consiglio di non informarvi dai media tradizionali. Alla fine il manuale Cencelli delle istituzioni europee ha fatto sì che ci sono stati tanti scritti, tante discussioni, ma i nomi che vi avevo fatto insieme ad Antonio Maria Rinaldi qualche settimana fa, quelli erano e quelli rimarranno: von der Leyen, Metsola, il Parlamento europeo, che forse è l'unico che veramente sosteniamo anche noi, Costa, il portoghese, e la Callas come alto rappresentante sui affari esteri. Tutto quello che avverrà dopo a cascata, il nome del commissario italiano, quale portafogli avrà, quelli che saranno i posizionamenti da parte dei governi in consiglio, e poi a luglio il voto del Parlamento europeo per dire sì o no a von der Leyen, verranno successivamente. Ma alla fine di quello che fate voi, di come votate voi, qui si interessano veramente poco. Loro cercano sempre di mantenere lo status quo attraverso quei 3-4 gruppi che garantiscono che nessun cambiamento potrà essere portato avanti, anche se fra l'altro cambiare queste istituzioni è quasi impossibile, perché questa tendenza di avere magari la possibilità di una maggioranza di destra o di centrodestra in queste istituzioni viene assolutamente osteggiata. Osteggiata da chi? Da Macron, che ha un governo debolissimo, che ha dovuto convocare nuove elezioni politiche, poi le presidenziali si terranno solo nel 2027, dal cancelliere tedesco Scholz, che anche egli ha una maggioranza debolissima e che è uscita con le ossa rotte dalle ultime elezioni europee. Il tirare a campare non è un esercizio che fanno a volte a Roma i governi quando sono deboli, lo fanno anche a Bruxelles, perché quello che preoccupa loro è il cambiamento. Quindi io non so cosa avverrà. A mio avviso i numeri per la von der Leyen a luglio, nel voto che ci sarà a Strasburgo, sono veramente pochi, e il rischio che lei non sia promossa nuovo Presidente della Commissione europea c'è, e spero che ovviamente sia bocciata dai rappresentanti del Parlamento europeo, che quel giorno si potranno finalmente esprimere. Però il tentativo di non cambiare nulla e di prescindere da quello che voi cittadini avete detto loro con il voto dell'8-9 giugno c'è. Sono istituzioni europee che continuano a lavorare col principio della cooptazione, come dire: se tu sei al governo devi sostenere noi, perché il percorso non si può arrestare. Noi abbiamo sempre ragione, la Commissione europea non ha mai sbagliato niente, andiamo avanti con la transizione in questa maniera. Tra l'altro state vedendo che i costi di una certa transizione poi alla fine arrivano sui consumatori, non c'è solo il caso Lufthansa, da tanti anni alcune compagnie aeree li scaricano già sui passeggeri, le compagnie di navigazione fanno la stessa cosa, perché alla fine la transizione, giusto o sbagliata che sia, costerà tanti quattrini e questo sistema di sussidi terminerà. E qui nessuno ci ha detto che cosa si intende fare quando poi questi sussidi termineranno. La Cina nel frattempo ringrazia, ne parlerò anche in una TV francese nei prossimi giorni, insomma Francia che riemergerà con le elezioni legislative del 30 giugno e del 7 luglio. Ne vedremo delle belle, restate sintonizzati. Bruxelles pensa solo a difendere lo status quo e a trincerarsi dietro vecchi schemi, ignorando i segnali molto chiari che sempre più cittadini in questi anni, con le proteste di piazza e nell'urna elettorale, da molti paesi europei hanno inviato ai palazzi del potere di istituzioni sempre più sorde alle priorità dei cittadini. A loro non interessa nulla, il piano va avanti. Ascoltate quel mentecatto di Mimar. Voi che idea vi siete fatti di tutto questo? Fatemelo sapere in un commento. Se ti è piaciuto, lascia un grande like e se non l'hai ancora fatto, iscriviti al canale.